Adesso io non so che chiamare questi stronzi. Allora, adesso vi leggo un'email che ci è arrivata stanotte. Scusate la mia pronuncia un po' gretta, sì. Ma insomma, tanto per capire. Avis à la population. Questo è francese maccheronico. Maccheronico. Avis à la population e poi proclamation. Au motif de l'absence d'un gouvernement légitime et c'est juridiquement attesté. Questo concetto è importantissimo. A motivo dell'assenza di un governo legittimo. Ecco, fai tu fare la traduzione. No, perché sta anche. Il parallelismo è col sede vacantismo, certo. dei preti che certo. Non riconoscono questi papati. Certo. Esse juridiquement attesté par ses préambules dans les articles 1.1 et 2. Vabbè. Ainsi, qu'en raison de l'obligation légale notifiée par ces articles 1.2, 4 et 4.1. En ce jour symbolique du 18 juin. Allora, 18 giugno, importantissimo, giorno simbolico. 25, il est proclamé un Conseil national de transition. Un Consiglio nazionale di transizione, attenzione, qui ci sono le premesse della rivoluzione francese. Qui prendrà ses fonctions le 14 juillet 2015, appelant de ce jour à la mobilisation générale de tous les Français et de tous les défenseurs du droit ou amis de la France. Allora, aspetta, non c'è bisogno di tradurlo perché è banale. La cosa che ci interessa commentare è che queste persone hanno preso come data la data di costituzione della Repubblica Francese, la presa della Bastiglia, e che è molto importante, signori, perché è vincolante. Queste persone hanno in mente la storia della rivoluzione. A compter de ce jour, le Conseil national de transition, annoncé être la seule autorité légitime de la France. Attento, loro si autoproclamano già adesso la sola autorità legittima della Francia, E prendrà ses fonctions de la fin du défilé symbolique des troupes françaises du juillet 14 juillet 2015. Esattamente. Se il Conseil national de transition exercera cette autorité jusqu'à la décision du peuple français quant à son mode de gouvernance et au choix de ses institutions. È chiaro il discorso, dai. Tous les politiciens, gouvernement, parlement. Attenzione. Tutti i politici, il governo, il parlamento, vai avanti. Conseil généraux e regionaux, non démissionnaire, non si sono automaticamente e autonomamente démissionari, seront suspendus de toutes leurs fonctions à compter de cette date hautement symbolique du 14 juillet 2015. Allora, è importantissimo, loro dicono, tutti quelli che non si, entro quel periodo, di quel giorno lì, non si dimettono, saranno considerati dimissionari. Sospesi. Cioè, tanto che questi vanno al potere, questi lo fanno. Andiamo avanti. Le forze dell'ordre, armée, gendarmerie, douane e police ont l'obligation absolue et devront en exécution de leur mission assister le peuple de France lors de la prise des fonctions de ce Conseil national de transition le 14 juillet 2015. Allora, Consiglio nazionale di transizione, qui siamo nel parallelismo totale con la storia della rivoluzione francese. Notamment en facilitant le libre accès en sécurité des locaux suivants, Élysée, Matignon, Palais Bourbon, Assemblée nationale, Palais du Luxembourg, Sénat. Certamente, ci sono tutti. Devono garantire l'accesso a questi. Sì, ma a parte la garanzia dell'accesso, lì sono tutti gli epicentri del potere. Le forze dell'ordine
le forze armate, sì, la gendarmeria, eccetera, la polizia, eccetera, eccetera, devono, in esecuzione della loro missione, assistere il popolo di Francia mentre durante la presa della funzione di questo Consiglio Nazionale di Transizione il 14 giugno e luglio 2015. È una posizione utopica, ovviamente. Vabbè, però dal punto di vista della proposizione, certo, rivoluzionaria c'è. Sì. Quindi io ho detto questo, sì, noi facciamo la rivoluzione che è questa, certo, si sì, desautorité ou des individus corrompus contravenant au directive du Conseil national de transition de la France, il serait alors du devoir de leur subordiné de leur désobéir et de s'opposer à l'air supérieur, y compris par l'air arme, fidèlement resté au service du peuple. Praticamente, siccome, cioè, siccome, che qui, siccome chi comanda è illegittimamente a capo, è giustamente chi è subordinato può ribellarsi. Infatti, contro, come abbiamo sempre detto noi in tutte le nostre denunce, facendo riferimento alle normative costituzionali. Ma no, a parte le normative costituzionali, ma quello che è stato il discorso, non discorso, la Costituzione dell'anno terzo della Rivoluzione francese, che diceva appunto articolo 25 che il popolo, quando lo Stato non fa gli interessi del popolo, il popolo deve diciamo, ecco perché dicevo carcerare, che c'è il parallelismo con la Rivoluzione. Allora qui le cose stanno fomentando, perché non c'è un cazzo da fare. Cioè, qui siamo in una situazione in cui le stesse cose che andiamo noi dicendo da almeno 5-6 anni, denunciando tutti i vari esponenti della vita politica a livello nazionale e addirittura anche internazionale in alcuni casi, è del tutto condiviso anche in Francia, perché questo labello qui, questo proclama qui, non è che esce a caso, esce sulla base di un gruppo di analisi, di ricerca e di individuazioni di percorsi politici analogo al nostro, e che onestamente bisogna dire che sono più avanti di noi, perché per fare una cosa del genere bisogna avere un supporto che noi in questo momento purtroppo non abbiamo. Ma in Francia il supporto c'è, sì, i francesi sono incazzati, quando si rompono i coglioni si rompono i coglioni, cioè, per il nostro fortuna. In Francia fanno scioperi che durano 2 mesi, capito? Mettono in ginocchio il sistema, e questo è uno dei motivi per cui l'Europa, loro lo fanno sotto il profilo, allora qui va detto alcune precisazioni che non sono chiare, allora loro questa cosa, presa di potere, proclama di preso di potere, è in funzione anti-europeista, perché loro partono dal preconcetto del referendum popolare che in Francia, in Italia non c'è mai stato, ma in Francia e in altri paesi c'è stato. Criminalmente in Italia non c'è mai stato, certo, avrei voluto farlo. Abbiamo denunciato anche questo, perché nel referendum fatto nel 2007, nel 2005 in Francia risultò vincitore il no, con il 55% dell'intenzione contro il 45%, quindi questo per dire che c'era un divario notevole e che il governo francese e tutti i governi da allora se ne sono strafottuti e hanno aderito a tutti i trattati capestro, esattamente come noi li denunciamo. L'ultimo, adesso non te l'ho detto, loro hanno agito adesso, hanno preso, diciamo, questa iniziativa immediata sull'impulso avuto dall'applicazione, dell'approvazione anche in Francia del trattato Fatma. Capito? Quindi noi quando adesso abbiamo denunciato, quando è stato? 10-15 giorni fa? Esattamente. 15 giorni fa abbiamo avuto la stessa ripulsione. Nominalmente tutti quei deputati e senatori che l'hanno votato. Certo, questo per dire che evidentemente non solo noi abbiamo rilevato questa assoluta illegalità e impostura a danno dei cittadini dell'Europa, non solo italiani, e loro appunto in Francia incazzati come noi, perché noi popoli latini siamo quelli sempre più vituperati, ma siamo anche quelli più attenti, nonostante che la nomea che ci appioppano addosso, e guarda la Grecia, in Grecia sono tutti perfettamente consapevoli di quello che sta succedendo, e c'è tutta una serie di formazioni di sottobosco come siamo noi oggi, che stanno facendo tutta una campagna ormai da almeno 5, 6, 7 anni sotterranea per il coinvolgimento dell'educazione e l'informazione a tutta la popolazione. Quindi vuol dire che evidentemente non è una nostra opinione quello che noi facciamo qua, ma evidentemente anche in Spagna
c'è una cosa di analogo con cui abbiamo avuto vari contatti qualche tempo fa. Ma guardate che il testo integrale di questo si può trovare su www.consegnazional.fr. Aspetta, un'informazione, siccome il sito è sovraccarico, purtroppo è difficile entrare, allora invece si può entrare sul sito Facebook, appunto sempre con la stessa definizione, Consiglio Nazionale, eccetera. Ma basta andare anche su Google e digitare Consiglio Nazionale e vi appaiono tutta una serie di altri siti analoghi e confratelli dove potete andare a trovare tutta la documentazione che vi occorre. L'altra cosa che oggi voglio discutere è molto importante. È un grido d'allarme. Facciamo un unico video? Sì, direi di sì. Allora, il grido d'allarme. Perché concettualmente è la stessa cosa. Sì, siamo sempre contro il regime. Allora, tante fattispecie di aggressione all'individuo, al soggetto politico, al cittadino. La peggiore aggressione da svariati migliaia di anni ad oggi. Come? Ricordiamocelo. E fu già prevista da chi di dovere. Certo, come quello che avvenne in Palestina, no? L'uccisione di tutti i primigeni, no, in Palestina, in Egitto, no? Ti ricordi? L'uccisione dei primigeni, eccetera, eccetera, e questa è una cosa analoga, perché non uccidi i bambini, ma uccidi la loro anima. Certamente. E quindi è la stessa identica cosa. Esattamente. Allora, qui abbiamo una circolare che va letta anche questa. Questa è una circolare che mi è stata trasmessa da un amico e a firma della professoressa Anna Maria Altieri, che si assume tutte le responsabilità ovviamente di quello che scrive, è preside. Ed è preside di un istituto omnicomprensivo, comprensivo di via P.A. Micheli, tu lo sai, via Micheli. Dove sta, no? Via Micheli 21, a Roma, ai Perioli. Vicino a Viale Bruno Buozzi. Sì, esatto. Allora, la circolare 289 del 17 giugno 2015. Gentili genitori, mi permetto di scrivere questa nota mossa dal senso di responsabilità verso i vostri figli, gli alunni che avete affidato all'istituzione scolastica che dirigo. Il mio vuole essere solo un invito ad informarvi, a informarsi, visto il silenzio della maggior parte degli organi di stampa su quanto sta avvenendo e che ci coinvolge tutti in quanto genitori e in quanto operatori della scuola. La realtà che si prefigura nell'immediato futuro, già da settembre 2015 si è passata la legge sulla scuola attualmente in discussione, è l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità di genere. Il 3 marzo, maggio ultimo scorso, è stato infatti votato a maggioranza un emendamento gender da inserire nel disegno di legge della riforma della scuola. Piccola nota, questi te votano qualunque porcata gli presenti sotto. Sì. Secondo, la mettono in culo, sì, no? Sì. Mentre vanno, secondo, entrano al Senato, al Parlamento, gli danno una carta piegata e gliela infilano in culo, gli esce dalla bocca. Il messaggino. Carino. Secondo la teoria gender, il genere maschile e femminile sono impostazioni culturali della società che non riguardano la natura umana. Ogni individuo nascerebbe neutro rispetto all'identità di genere che sceglierà da sé, ma guarda un po'. Da tale presupposto viene eliminata la comprensione. Fammi leggere. Renzi è neutro, capito? Fammi leggere, sono tutti neutri. Fammi finire di leggere e poi ne discutiamo. Da tale presupposto viene eliminata la complementarietà maschile e femminile, modificando le leggi sulla famiglia e intervenendo sull'educazione dei bambini nelle scuole. In proposito, è opportuno sapere che le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'educazione sessuale nelle scuole riportano: punto 1. Da 0 a 4 anni masturbazione infantile precoce, da 4 a 6 anni masturbazione significativa della sessualità, il mio corpo mi appartiene, amore tra le persone del stesso sesso, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali, da 6 a 9 anni masturbazione, autostimolazione, relazione sociale e sessuale, amore verso il proprio sesso, in modo che i nostri amici lo sentano bene, amore verso il proprio sesso, metodi contraccettivi. Da 9 a 12 anni, masturbazione, eiucolazione, uso di preservativi, la prima esperienza sessuale, amicizia e amore con il partner dello stesso sesso. Da 12 a 15 anni, riconoscere i segni della gravidanza, procurarsi i contraccettivi dal personale sanitario, come fare coming out. Dai 15 anni in poi, diritto all'aborto, pornografia, omosessualità, bisessualità, asessualità.
senza voler esprimere alcun giudizio, mi limito ad informarvi, male, ad male, apprendervi la questione, volendo anche sul seguente sito, eccetera, eccetera, www.difendiamoinostrifigli.it. Cordiali saluti. Allora, qui ce n'è abbastanza per mandare in galera un bel po' di gente. E noi la prossima denuncia la facciamo contro gli infami che hanno votato questa porcheria. Esattamente. Allora, il mio commento è banalissimo e molto semplice. Ed è questo. Parlo da persona che ha una certa età e che queste cose le va denunciando dagli anni 70, dalla fine degli anni 60 e dagli anni 70. Ci accusavano di essere catastrofisti, di essere così, complottisti, che vedevamo chissà che cosa, negativisti, antesignani. Allora basta un minimo di ragionamento. Ma voi pensate, cari amici, che come hanno fatto a scrivere queste cose a quei livelli là? Non c'è qualche infiltrato e non c'è tutta una struttura che ha imposto di scrivere queste assolutamente cose? Sì. Assolutamente sì. Se no, com'era possibile che delle persone... Allora, o sono pazzi criminali e allora vanno subito messi in manicomio, possibilmente con circa 4-5 ore di doccia fredda tutti i giorni. Beh, no, prete, il minimo, elettroshock come minimo. 10 elettroshock e 10 al giorno. Minimo. Al giorno. Oppure è un progetto. Oh, cari amici, quando noi parliamo di una guerra, noi sappiamo che una guerra è fatta da uno Stato Maggiore che designa i generali e che designa i colonnelli, che designa i tenenti colonnelli, che stabilisce come è organizzato un esercito, che stabilisce dove e come andare a fare le battaglie e quant'altro, no? E qui cos'è successo? Non c'è uno Stato Maggiore. Ma questo è lo Stato Maggiore eversivo, è la bestia, questa è la bestia. E siccome lo leggerò cos'è la bestia, guardate da dove la leggo. Aspetta un attimo, l'ho scritto, solo un'ultima scritto cosa. Da un grande prete. Solo un'ultima cosa. Allora, noi, come al solito, voi sapete, andiamo ad indagare. E abbiamo tirato fuori la raccomandazione CM/REC 2010-5 del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, dei ministri ovviamente dell'Europa Unita, della Comunità Europea, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010 in occasione della 1081esima riunione dei delegati dei ministri. Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa, considerando lo scopo del Consiglio d'Europa e di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, che tale obiettivo può essere conseguito in particolare mediante un'azione comune nel campo dei diritti umani, bla 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 bla, articolo 32. Articolo 32. No, diciamo anche gli omosessuali quanto rappresentano, il 2% massimo della popolazione. Ma diciamo il 5, va. Diciamo il 5. Allora questo sarebbe il diritto. Allora, l'articolo 32 di questa porcata qua che non vi sto a dire, che c'ha anche delle motivazioni giuridiche giuste, per carità, perché anche i froci vanno tutelati, per carità. Anche i froci hanno una mamma. Ecco, e per carità, però i froci non possono fare le mamme. Hanno una mamma, ma non possono fare le mamme. Esattamente. O le froce, le lesbiche, non possono fare i padri. È naturale, perché va contro la natura, cazzo. Allora, 32. Tenendo, parla di educazione nelle scuole, tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, cazzo, no? Dovrebbero a tale scopo gli stati, dovrebbero, è riferito agli stati, a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Io non ho mai saputo che succedessero cose di discriminazione in questo tempo. I ragazzini accettano benissimo questo. Andiamo avanti. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
per esempio nei programmi scolastici, per esempio, e nel materiale didattico, per esempio, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso ad informazioni adeguate e o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Però, dulcis in fondo, questo sottolineato in nero, tali misure, tutto quello che abbiamo detto, dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli. Che è permessa per ultimo, ma c'è in ogni caso. La prima cosa, perché io mio figlio lo educo come cazzo mi pare a me, non come ti pare a te, insegnante. Perché è dato per scontato che il genitore naturale vuole il bene del figlio. Questa è la differenza tra questi mascalzoni delinquenti, assassini dell'umanità. Allora, che dire, noi abbiamo partecipato alla manifestazione dell'altro ieri, del 20, a Roma, proprio su questa base, non perché siamo cristiani, anzi siamo del tutto scevri da una simile malattia e appestaggio, diciamo, no? Contagio, ecco. Però la motivazione della salvaguardia del nucleo familiare come cellula fondante della società, come è stato dimostrato dai fallimenti di tutti i tentativi pratici, concreti, messi in atto durante la fine dell'Ottocento e tutto il Novecento, soprattutto nei paesi del Nord. Certo, beh, la psicanalisi è nata anche sulla scrittura di queste cose. E quindi noi, ecco, dovremmo tenere sempre presente che esiste una società che esiste da almeno 5-6 mila anni nello stato, diciamo, essenziale attuale, nei suoi elementi essenziali, che non è mai mutato. Allora, siamo passati attraverso furie epocali naturali, sovvertimenti di ogni genere, invasioni, cadute di imperi, eccetera, e abbiamo mantenuto la nostra struttura sociale in giro per il mondo. Non esiste nessuna struttura sociale in antropologia che non sia fondata su un nucleo, se non familiare stretto come il nostro, ma comunque familiare anche in senso di clan, al massimo di 8, 10, 15 persone, che hanno fra di loro dei vincoli strettissimi, e su quella base poi la loro società è impostata. Questi non possono pensare di creare una società strutturata a livello mondiale in cui non nessuno appartiene più un cazzo di cultura, di educazione, di morale, no, di niente. L'appiattimento. Vogliono la distruzione, vogliono solo carne da macello, vogliono ridurre a pecoroni, a maiali da ingrassare. Esattamente, maiale d'ingrasso, pulviscolo umano. Da questo punto di vista ti cito una frase molto bella di uno stregone Pelerossa. E questo stregone Pelerossa, che soleva ingravidare delle femmine Pelerossa, fu redarguito da un missionario protestante, no? Il quale dice: ma dopo tu che cosa fai? Qui ci sono un sacco di figli. E cosa? Sono figli di tutti. Cioè, appunto. E dice: tutti questi figli, tu non puoi riconoscere i tuoi. E non serve. Sono tutti figli miei. Dice: nella nostra tribù sono tutti figli di tutti. Certo. Questa è la cosa bella. Certo. Ma figli di chi? Di un uomo e di una donna, certo, per Dio. Certo. E non di un pulviscolo atmosferico. Certo, ma infatti in antropologia ne esistono centinaia di case di società multipersonali, no? Nel senso che ci sono tanti individui e non c'è una suddivisione così classista come da noi, no? In cui all'interno della tribù tutto è fattibile da tutti, no? Però c'è quella tribù fuori dalla tribù millenaria, no, ma c'è il concetto sociale di inclusione e di esclusione della naturale, tribù naturale. Quindi tu fai parte della tribù e sei depositario di questi diritti e di questi doveri. Tu sei escluso dalla tribù e sei perché sei fuori e c'hai altri riconoscimenti, altre metodologie di rapporto con noi, no? Qui invece vogliono un'unica tribù mondiale in cui tutto è tutto e nessuno è nessuno. Allora, per chiudere, io faccio vedere un disegno che è molto bello e qui speriamo che voi lo vediate, e si vede appunto
la terra nel pugno, nelle mani di loro signori. E questa è la teoria del nastro. La teoria del nastro, dell'infinito. Certo. E una frase molto bella di questo libro, che è stato scritto da Don Ennio Innocenti, un uomo di studio, un prete molto colto. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. La bestia ha un nome d'uomo, è umana, potrebbe essere anche una collettività. In tutti i casi si tratta di uomini indicati dal numero 666, un numero imperfetto. Infatti il numero perfetto è 7, pari ai giorni della prima creazione, mentre la nuova creazione è all'ottavo giorno, quello della risurrezione, indicato dalla stella a 8 punte. Secondo il Genesi, il 6 è il giorno in cui fu creato l'uomo, il 5, numero massonico, è il giorno in cui sono state create le bestie. Esso è indicato dalla stella con 5 punte, matrice di quella comunista. La è anche quella degli Stati Uniti, perché ricordiamoci che sugli aerei e sulle carri armati c'è la stella 5 punte. C'è la stella bianca a 5 punte. La differenza era che quella comunista dell'URSS era rossa, quella americana bianca. Era bianca, ma sempre a 5 punte. La ripetizione del 6. Questo non a caso, sia in Russia che in Unione Sovietica che. Come ho avuto modo di ripetere più di una volta, per questa gente il simbolismo è fondamentale, come dimostra la Cabala. Il cabalismo è intrinseco nella mentalità ebraica e talmudica, che è la stessa cosa. L'amore per i simboli, il disegno, il simbolo, il triangolo, l'utilizzo di alcuni. Ma sai perché? Perché probabilmente erano gli scribi dei faraoni loro. Ma è molto probabile. Molto probabile fossero gli scribi dei faraoni, e quindi scrivevano in un alfabeto che poi si sono tenuti conto loro. Sì. Però resta sempre il fatto del numero 666, che è importantissimo. La ripetizione del 6 sembra il conato di un'esaltazione empia dell'uomo. In ogni caso il nome, per quanto enigmatico, si può conoscere. L'enigma, per quanto mascherato, si può svelare con l'intelligenza illuminata dallo Spirito Santo. Ecco dove il concetto di Spirito Santo ha un significato, perché l'illuminazione dello Spirito Santo serve per stanare la bestia. Riassumendo, il drago si serve di due forze che gli perverte: la politica, che da strumento di amicizia civica diventa subspecie libertatis, mezzo di oppressione. Subspecie libertatis, ecco qui il mezzo di oppressione, te la fanno passare sotto forma di libertà. La legge per la libertà di gender, sei libero di essere froce, ma nessuno che non sia froce, nessuno, chi è? Vogliono fare diventare froci tutti, cioè il 99,9% della loro intenzione è proprio questa. Esattamente. E la cultura, che da strumento di progresso, di conoscenza, strumento d'inganno, che culmina nel mascherarsi come agnello, ossia come cristiano. Più chiaro di così. La favola di Cappuccetto Rosso. È più di così, che cosa devo dire? È qui. Basta così. Opera importantissima di un grande prete, di un uomo di grandissima cultura, Don Ennio Innocenti. Eccolo qui.